devono pagare di fronte alla legge, ma anche di fronte alla nostra città, perché non è così che si protesta, non è così che si manifesta il dissenso, anzi, questi violenti, questi teppisti, diciamo, gettano anche discredito su chi invece in modo pacifico e democratico, vuole, manifestare i propri problemi, le proprie opinioni. Dice anche per certi versi è andata bene, per esempio non sono stati toccati i monumenti, le vetrine dei negozi, e questo è il suo pensiero più o meno. Guardi, noi ci siamo organizzati, se non ci fosse stato quello schieramento di agenti, probabilmente alcune di queste frange estremiste sarebbero entrate in Piazza della Signoria, e Dio solo sa cosa sarebbe potuto succedere. Lì ci sono delle opere d'arte di importanza internazionale, opere originali, bronzi, statue, sculture. Immaginate quelle Molotov lanciate contro la loggia dei Lanzi, cioè abbiamo veramente rischiato moltissimo, grazie alle forze dell'ordine abbiamo evitato il peggio, anche se quello che è successo è davvero incredibile. Io non ho mai visto una cosa del genere nella nostra città. Scongiurato lo scenario apocalittico per le manifestazioni, purtroppo se ne configura un altro molto difficile per la curva dei contagi, complicata in ascesa in Toscana e anche a Firenze, è così. Purtroppo sì, l'area fiorentina, l'area metropolitana si avvicina ai 1.000 contagi al giorno, è un dato impressionante. Anche la Toscana ormai è stabilmente oltre 2.000, è molto probabile, guardando la curva, che arrivi oltre i 3.000 contagi in pochi giorni, ma la situazione vale per tutta l'Italia. I luoghi più colpiti sono le grandi città, per questo è fondamentale che il governo coinvolga i sindaci delle grandi città nelle scelte. Un'ultima cosa, quando si è parlato di lockdown mirato per alcuni centri, anche metropoli, eccetera, il nome di Firenze non è mai uscito. C'è qualcosa di diverso? Nel senso, è a rischio anche Firenze? Ma Firenze è un po' diversa dalle grandi metropoli come Milano e Napoli, e quindi siamo un gradino più sotto rispetto all'emergenza. Però se guardiamo i dati della Toscana, sicuramente l'area metropolitana di Firenze è quella più esposta, quella con i numeri più preoccupanti. Quindi credo che qualunque provvedimento il governo dovrà assumere riguarderà sicuramente anche la città di Firenze.